Ho acquistato su AliExpress questo stabilizzatore per smartphone a 36,48 euro. Insomma, un affare. Il prezzo è ottimo e lui come sarà? Lo scopriremo dopo la sigla. Prima di iniziare parliamo un po' delle caratteristiche. Questo stabilizzatore per smartphone riesce a supportare un peso massimo di 250 grammi. Io ad esempio lo utilizzo con un iPhone 12, supporta il controllo con l'app, ha una batteria interna di 2200 mAh. Il produttore parla di 6-8 ore di autonomia, ma non è così. Super giù dura un paio d'ore circa. Si ricarica attraverso la porta micro USB. Una volta caricato, ovviamente troviamo il LED verde. La qualità dei materiali, beh, è economica, è abbastanza plasticoso e si sente qualche scricchiolio ogni tanto, però non eccessivamente. E i motorini si sentono leggermente, questo è molto importante perché se stiamo registrando un video possiamo sentire quel sibilio del motorino che è in funzione. Oddio, non esageratamente rumoroso, però dà un po' fastidio. Ed è uno stabilizzatore cardanico a tre assi, ma vediamo un po' come va. Prima di accenderlo bisogna sempre montare prima lo smartphone. Ora vi mostro, ma è semplicissimo. Poi dipende da come volete le immagini. In questo caso lo sto impostando per i video in orizzontale, altrimenti dovete poi impostarlo qui dietro. Allora, dopo aver montato lo smartphone, possiamo accenderlo con il pulsante. Una volta che si è acceso il pulsante verde, il motorino inizia a prendere posizione. Eccoci fuori, ora vi mostro un po' come funziona. Qui a sinistra abbiamo tre opzioni dove è possibile bloccare la posizione dello smartphone oppure sbloccarlo. Poi abbiamo il pulsante più grande, sembra un pulsante, ma in verità è un analogico. Premendolo, adesso lo sto muovendo in questo modo, è possibile ruotare lo smartphone in alto, giù, a destra, a sinistra, come meglio preferiamo. Ora vi mostro una funzione utile per il vlog, cioè camminare mentre ci riprendiamo e come vedete le immagini sono abbastanza stabili. Peccato per i motorini che si sentono un po', ascoltate. Io sinceramente per la somma che ho speso me lo tengo anche perché non faccio i vlog, però se vi interessa uno stabilizzatore migliore che ho consigliato anche ad un amico, trovate il link sotto al video. Si tratta di uno stabilizzatore di fascia economica, ha i suoi difetti, però per 36 euro lo raccomando, alla fine non è tantissimo perché uno stabilizzatore parte almeno da 50 o 60 euro. Quindi a 36 euro non dico che è regalato, però secondo me è un buon prezzo. Per chi è interessato, sotto al video trovate il link e se avete apprezzato questo video non dimenticatevi di iscrivervi per supportare il canale e di lasciare un like. Al prossimo video!